Ritorno alla civiltà. Dopo aver cincischiato ancora un po' nel paesino e aver scoperto che il fiore cercato dal dottore, secondo le leggende, si trovava troppo distante dalla Silvania, ci siamo lasciati tutto alle spalle e diretti verso il confine. Durante il viaggio Sebastian ha cominciato a non stare bene. Temo che il suo stomaco delicato non regga molto bene la cucina del Mutland. Dopo aver fatto tappa in una stazione di posta dove ci hanno quasi spennati, siamo arrivati al confine e abbiamo finalmente visto le mura di Dunafen. Speravamo di essere tornati alla civiltà, non sapevamo quanto ci stessimo sbagliando. Dopo aver girato la città e trovato qualche opportunità dove dar sfoggio delle mie note abilità di onesto mercante, è scoppiata una rissa. Uomini, guardie, pagliacci, non ci si capiva più nulla. Mentre cercavo di allontanarmi da questo delirio senza senso, ho notato una donna e una fanciulla in difficoltà. E, visto che il buon cavaliere era ancora invischiato nel combattimento, per una volta ho provato io a fare l'eroe. Fortunatamente, poco dopo, le guardie della città hanno cominciato a sparare in aria con i loro marchingegni infernali, riportando una parvenza di pace. Speriamo che ora torni tutto alla normalità, ma ho un gran brutto presentimento. Siete tra le sbarre, vi hanno diciamo privato delle vostre armi, ma avete ancora tutto i vostri vestiti e quant'altro. Siete dentro questa cella, con voi ci sono dei mimi, uh-huh. La faccia completamente bianca. Che mimano di essere in cella, tra l'altro. C'è una donna halfling, e poi c'è un tizio che sembra essere una sorta di mutante. Tante dovrebbero averlo fatto fuori. Lo guardo, come è fatto? Lo descrivi? Sì, allora, praticamente è tipo vestito da carnevale, tra virgolette, e sì? È coperto con una pittura oro. Ah, ma è travestito da mutante, non è un mutante. Sì, cioè, ovvio, è un teatrante. Ok, non avevo capito, pensavo fosse un mutante, dico, cioè, c'è un braccio in più. Cosa... È completamente ricoperto di pittura d'oro. Mhm. E ha un tentacolo al posto di una delle braccia, della braccia sinistro. Ok, finto ovviamente. Beh, sembra abbastanza vero. Sembra abbastanza vero. Però ovviamente è tutto ricoperto di questa vernice d'oro, quindi non si riesce bene a capire. Okay, io lo guardo, faccio uno sguardo truce. E gli dico, mi volete spiegare perché avete cambiato tutto questo casino che adesso siamo in prigione? Ma chi ti dice che sia stati loro? I mimi fanno finta. Lo presuppongo. I mimi non fanno finta di niente e il mutante ti dice, ehi, guarda che non siamo mica stati noi a iniziare la rissa, ti pare che noi iniziamo una rissa? Fa male per il business. E chi è stato? Ah, non lo sappiamo. A un certo punto mi sono venuti addosso, abbiamo preso un sacco di mazzate. Probabilmente è stata colpa delle guardie, avranno provato a picchiare qualcuno, a fare qualche sopruso, come al solito. Che senso come al solito? Ma sì, le guardie fanno... Non è la prima volta che... Io parlo dall'Halfling. È una donna Halfling. Sì, io parlo dall'Halfling. E cosa le dici? Ah, mi presento, chiedo se ha bisogno di aiuto. Fa piacere, Otto, io sono Gerlin dell'Allen, ma mi puoi chiamare Jerry per gli amici. E no, non sono un nano prima che tu lo dica, beh, forse tu lo sai, sono un halfling. Sì, sì, so, volevo portare un po' di cortesia della nostra terra natia in questo posto così inospitale. Uh-huh. Cosa è successo? Anche lei è stata buttata dentro per questa stupida rissa? Eh sì, per colpa della rissa. Tutti noi teatranti siamo stati messi in prigione. Ho capito. Quindi lei fa parte della troupe teatrale. Interessante. Sì, certo. Bello, bello. Anch'io sto girovagando un po' il mondo. Cosa vi ha portato a queste parti? Volevate fare uno spettacolo? Sì, certo, avevamo in programma di fare un bellissimo spettacolo. E non avete sentito delle problematiche che ci sono qui nel paese? Siamo giunti in città giusto ieri, quindi non troppo. Beh, si dice che qui in giro ci siano molte sparizioni. Che roba strana.
anche nobili a quanto pare sono spariti. Davvero? A questo punto sospetto che li mettano in prigione a questo punto, Otto, e rido. No, spero proprio di no, perché... Beh, in prigione ci siamo già, in realtà. visto come raccolgono le persone... Spero di riavere i nostri averi da questo punto di vista. Io spero di uscire da questa prigione in tempi brevi. Ti guardo e ti dico: dalla prigione si esce, non è un problema. Il problema è uscirne in modo legale. E vediamo cosa ci diranno le guardie. Okay. D'altra parte, io comunque ho i simboli dell'Ordine dei Cavalieri della Pantera. Sì, è per quello che ti hanno messo in prigione. Molto no, bene. Ce li hai, però, insomma, non importa. È in mezzo alla zuffa e ti hanno arrestato. Hanno arrestato tutti, a prescindere da chi fosse. E direi che sarebbe anche un costo tenere così tanta gente in prigione. Quindi non mi aspetto che ci tengano per molto tempo. È più un atto simbolico, secondo me. Infatti, vedete che, per esempio, a un certo punto viene una delle guardie, viene lì e fa: voi due, Mimi. E i Mimi vede che non parlano, ma gli gesticolano soltanto. E allora fa: come vi chiamate? E loro tipo continuano a gesticolare, non parlano, e si rifiutano di parlare. Fa: vabbè, insomma, voi due, avete una multa da pagare, potete uscire di qui. E loro fanno dei gesti, mi fa: vabbè, uscite, vi accompagno per il pagamento della vostra multa. Ma come sono gentili nell'impero, guarda. E dopo un altro po' sì. Chiamano anche la Halfling. E pian piano vedete che anche delle celle vicine stanno man mano facendo pagare delle multe ai tizi che hanno arrestato e basta, sostanzialmente. È rimasto con voi dentro la cella soltanto il mutante. Io lo guardo e dico: e tu? Come mai non ti fanno uscire? E lì fa: non appartieni a questo... Prima che risponda il mutante mi giro, guardo e dico: e tu perché non ti hanno ancora fatto uscire? Esatto. Beh, ma noi non facciamo parte dei teatranti. Secondo me li fanno uscire a gruppi. Noi non facciamo ancora parte di quella trama. Allungandoti la mano buona, ti fa: piacere, mi chiamo Errot. E tu come ti... Vuole davvero che io restringa la mano in questo periodo? E fa: perché mai? Mi dice questa cosa. Gli stringo la mano io. Ok, fa: ah, finalmente un simpaticone abbiamo. Guarda, piacere, Otto. Ho un po' di brandy per te, vedi che ti tipo sfila un braccio dal tentacolo e vedi che sì, adesso capisci che è propriamente un prop teatrale, no? Mm-hmm. E vedi che nascosto nel suo braccio aveva una fiaschetta di brandy, fa: vuoi berne un po'? No, grazie, voglio essere lucido per quello che sta per accadere dopo. Ok, va bene. Grazie comunque, gentilissimo. No, grazie, ma come mai? Ma eri anche tu parte della compagnia teatrante? Beh, certo che sì. E come mai sei ancora qui? Beh, forse il mio tentacolo fa un po' paura. I superstiziosi forse... tendono a non avvicinarsi molto a me. Forse è il caso che te lo tolga. No, mi diverto quando la gente mi sta lontano. Oh, un introverso. Ma in questo caso non ti aiuterà sicuramente ad uscire. Che ne dici? Penso che mi faranno una multa. Dopotutto sono un teatrante e i teatranti sono sempre un po' strani. Sono abituati, dopotutto. E poi c'è la testimonianza di tutti i miei colleghi. Da dove venite? Ah, noi veniamo da Uberstrike. Ah. Un altro posto non c'è proprio come... Abbiamo fatto un lungo viaggio. Oh beh, abbiamo di fatto diverse tappe. Siamo passati anche dal Mutland. Avete gustato i piaceri tipici di quella terra, allora? Assolutamente sì. Mi stavo chiedendo cosa rappresentano come compagnia, cosa mettono in scena. Oh, beh, ma noi siamo una famosissima compagnia.
siamo la Betz Wooster Wondrous Cavalcade. Ho visto, ho visto la vostra carovana. Ah, beh, sì, siamo abbastanza famosi. Insceniamo un sacco di scene di battaglie gloriose. E il nostro capo, Betz Wooster, è uno dei più famosi presentatori e artisti teatrali mai conosciuti nell'impero. Quindi tra di voi ci sono artisti famosi? Ma alcuni si reputano tali, ma io direi che siamo tutti umili teatranti. Avete qualche nuovo commediante in compagnia ed è aggiuntosi di recente o siete una compagnia già consolidata? No, una compagnia bella solida, è da tempo che, è da anni che facciamo spettacoli assieme. E siete qui, ma siete qua per, siete qui per esibirvi in città o siete stati ingaggiati dalla contessa? Quale contessa? Non conoscete uno dei personaggi più importanti di Denafen? No, come vi diceva Jerry, siamo qua da ieri, quindi non conosciamo molto bene la città. Beh, sapeva, ci è venuto normale chiederlo perché sappiamo che tutte, diciamo, le stravaganze di solito di Denafen sono tutte riconducibili a questa contessa. Da che io sappia, non ci sono grosse stravaganze qui in città. È perché è sparita la contessa. Non va una grinza, Otto. Beh, forse mi sembra che voi ne sappiate più di me di questo posto. Lo stiamo studiando da lontano da un po' di tempo proprio per questo motivo, ma a dire la verità ci aspettavamo forse una situazione differente. Capisco. Io non mi aspettavo che si malmenassero così in mezzo alle strade, se proprio devo dirla. Errot guarda fuori dall'inferriata della vostra cella e fa: oh, guarda, una guardia, penso che sia arrivato il mio turno. E infatti la guardia chiama Errot e fa: salve amici, è stato un piacere conoscervi. Piacere nostro. Ciao Errot, ci vedremo presto. Ok. Passa praticamente una serata intera. Passate la sera in cella e la notte in cella. Va bene. Ma io non posso chiedere informazioni, vorrei chiedere informazioni alle guardie, non passa nessuno? Chiedi fare una telefonata. Mio avvocato? Vuoi fermare una guardia e chiedergli qualcosa? Sì, vorrei fermare una guardia e chiedere perché noi siamo ancora qui. Vai, prova a fermarla e a chiedergli qualcosa. Ehi, signora guardia? Signora guardia? Zia Caterina? Zia Caterina? Stia zitto lei e ritorni seduto, principessa. Quando questa storia sarà finita. Ci sono altre persone? Ho ancora i miei soldi addosso, Umbe? I tuoi soldi? No. Non hai i tuoi soldi, non hai le tue armi. Ok, niente. E non hai ovviamente le robe per scassinare. Ah, quelle si fabbrica, non ti preoccupare. Okay. A mano. Ok. Durante la notte praticamente cosa fate? Dicete di dormire, di star svegli, di fare... Dormo. Ok. Turni di guardia. Okay. No, dormo. In prigione? Sì. Va bene, Otto. Ok, quindi tu e il buon Alexander vi alternate mentre il buon Sebastian dorme, della grossa. Ok. Non succede nulla, vedete che c'è una guardia in fondo al corridoio all'ingresso della prigione, che semplicemente controlla che nessuno entri o esca dalla prigione. Venite però svegliati la mattina da una guardia che vi dice: voi tre. Sì? Allora, e vedete che sfoglia un libercolo e fa: Alexander von Manfred. Chi è di voi tre Alexander von Manfred? Io. Alzo la mano. Ok. Otto Eizel. Chi è Otto Eizel di voi tre? Al suo servizio. E immagino che voi siate Sebastian Kruger. Per servirlo. Ok, bene. Mettetevi queste. Vi lancio delle sorte di manette. Da mettervi. Ah, cioè dobbiamo mettere noi. Come mai? Le domande quale faccio io? Io le metto. Allora, io le metto
e con la scusa sostanzialmente che sono un po' piccolino, provo a metterle in modo che sembri lo su ma non lo siano. La prima volta che mi capita di... in generale? Meno uno, scusami, più uno volevo dire. Ok. 47 su 50 direi che più uno. Sì, sì, sì. Va bene, riesci... Sembra che la guardia non se ne sia accorta. Ok. Okay. Sembra che la guardia non se ne sia accorta. Sai, non sono molto pratico, quindi... No, no, certo. Io l'ho già messo. Bene. Me le metto anch'io e dico... Lei sta facendo... Sta facendo un grande errore. Bene, bene, bene. Ora potete uscire uno alla volta e vi aggancerò a questa catena. Ok. Mi seguirete fino alla corte. Possiamo sapere di cosa siamo imputati? Beh, non spetta a me dirvi di cosa siete imputati. Vi porto in corte e lì avrete le vostre risposte. Ok. Praticamente vi aggancia le catene alle vostre manette sostanzialmente, e queste catene ce le ha l'altra estremità è in mano sua, ok? Mm-hmm. A lui si aggiungono altre due guardie che insomma vi scortano, e uscite dalla prigione e fate un tratto a piedi fuori nelle strade di Denafen. Mm-hmm. C'è parecchia gente nelle strade che vi sta aspettando. E c'è molta gente che vi sta aspettando. Questo finirà malissimo questa cosa. Che sta urlando, tipo, quelli hanno ucciso la mia mucca. Oppure tipo altri stanno urlando tipo Fecha Jungfruid! Fecha Jungfruid! Oppure tipo alcuni vi stanno urlando addosso, vi stanno urlando tipo dategli quello che si meritano, dategli quello che si meritano! Altri tipo gli danno assassini, assassini! Così è. Questa cosa ospiratoria, ok. A me questa cosa 8 non piace per nulla. Vi sta bene! Le guardie e la milizia dell'impero ci sta dando una mano! Oppure alcuni vi dicono buona fortuna in modo ironico, no? Altri dicono andatevene a casa. Alcuni di loro stanno urlando anche tipo dannati nobili, smettetela di spargere sangue. E vedete che un teatrante guardando Sebastian tipo fa e lui mi ha trasformato in un serpente. Fantastico. Io guardo una delle guardie la più vicina e gli dico ma questo è quello che succede quando si aiuta voi guardie? E loro ti guardano e fa io non ho niente da dirti. Tutte le cose che vorrei dire le potrei dire durante il processo in corte. Beh, lo sapete vero che noi vi abbiamo aiutato durante la rissa? Ah, questo lo dite voi, noi non lo sappiamo. Beh, ci sono anche dei testimoni che ci hanno visto cercare di riportare l'ordine in mezzo alla rissa. Lo sapete che... Messer Halfling, come le ripeto, io sto facendo solo il mio lavoro. Assolutamente, infatti per quello che non sono arrabbiato con voi, però sono un po' deluso, caspita, se ci aspettavamo che dopo aver dato una mano... Dopotutto non avete testimoni che possono testimoniare a vostro favore, a quanto pare. Sì, li abbiamo. Io ho aiutato una nobildonna durante tutto questo, sono riuscito probabilmente forse anche a salvarle la vita. Vi auguro allora che questa nobildonna sia al processo. Speriamo. Arrivate praticamente all'edificio di questa sorta di palazzo di giustizia, abbastanza imponente per quello che sono le strutture imperiali, e venite introdotti in una sala con un sacco di panche, nel quale ci sono sedute un sacco di persone, e venite fatti sedere davanti al giudice che è praticamente è seduto su questo scranno un pochino più rialzato e fa silenzio, silenzio. Io mi inchino al giudice. Okay. Idem.
Seguo l'esempio di Bomolotto. Io no. Bene, bene, bene. Allora, sono questi gli accusati? E un impiegato si alza e legge i vostri nomi ad alta voce. Sì, sono questi. E ogni volta che legge un nome vi guarda per cercare un segno di assenso o di conferma per il nome. Ok, io inchino, sempre mi inchino quando c'è il mio nome. Ok, tu lo fai, Pais? Io lo guardo, faccio cenno con la testa quando mi chiamano, però basta. Okay. Non mi inchino, non mi... Ok. Il giudice fa... Mi presento agli imputati. Io sono il giudice Meliarte e pretendo silenzio nella mia casa di giustizia. Bene, bene, bene. Procediamo allora. Abbiamo qui gli imputati, leggiamo le accuse. E l'impiegato legge ad alta voce quanto segue. Allora, gli imputati sono accusati di distruzione di proprietà privata, di interruzione del commercio, incitamento a una rissa e contribuzione alla generale illegalità e omicidio. E il giudice vi guarda dall'alto verso il basso e vi fa: come vi pronunciate? Innocenti. Non colpevole. Innocente. E prima che possiate dire qualcosa, proprio con la prima sillaba sulla vostra lingua, entra nella sala una donna, la quale ha tutta un'acconciatura particolare e ha una sorta di parrucca da avvocato. E fa: non dite una parola. Ok, mi fermo. Allora mi fermo. E fa... si rivolge verso il giudice e fa... mi scusi, vostro onore, ma ho bisogno di un breve consulto con i miei clienti prima di dire qualsiasi cosa loro prima che loro dicano qualcosa di cui si potrebbero pentire. E il giudice la guarda abbastanza scocciato e dice: questi, Osanna, davvero? E fa scuote la testa prima di battere di nuovo il martello e fa: faremo una piccola pausa. Hensil, che è l'impiegato, fa: prendimi un pezzo di torta, preferibilmente qualcosa che non sia coinvolto in quella del carretto rovesciato nella piazza. Esatto. Okay, e la donna vi porta in una, vi fa segno di seguirla, voi ovviamente siete ancora incatenati, vi fa segno di seguirla in una stanza adiacente a questa. La seguo. Andiamo con lei? Sì. Allora, questa donna sembra avere più o meno essere sulla trentina, ha capelli, ha capelli biondi e occhi grigi. Già non mi piace. Veste... E fa l'avvocato, non va bene. Avvocato. delle sontuose vesti da avvocato, nere, e ha tipo con intricati nella veste dei segni di una civetta, ricamati in oro. Quindi anche un avvocato di alto livello. Vedete che ha dei collari con dei simboli al collo. E appena entrati nella stanza mi fa: bene, vedo che siamo in un bel guaio. Sì, e non ne stiamo neanche capendo molto, signora Osanna, ho capito giusto? Il mio nome è Barrister Osanna Vinandus, ma mi potete chiamare Osanna. Molto piacere, io sono Otto Hazel e onestamente non sto capendo cosa stia succedendo. Allora... Neanche io! chi vuole può fare un test di Lore Empire o di Lore Law. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Ok, niente. Lord Empire, no, c'ho araldica. No, guardiamo il nostro... Niente.
alle vostre domande, vi azzittisce un secondo e si mette a leggere una sorta di pergamena che ha in mano. E dopo averla finita di leggere, circa una decina di minuti, incomincia a scuotere la testa e fa: siamo in una situazione critica. Beh, vi spiego la situazione. Loro stanno cercando di addossare tutta la colpa della zuffa contro di voi, dicendo che avete iniziato la rissa, che avete attaccato i soldati, che avete, quasi, come si può dire, saccheggiato la città e... In tre. Oh my god, sì, avete approfittato della rissa per rubare, ok, questo intende. E oh signore, avete anche ucciso Fosten De Fieri. Fosten Chi? De Quello che hai Fieri. ucciso tu, fra. Questo lo presupponi tu. Ma perché tu non avevi ucciso uno? Sì, ha Non mi ucciso ricordo. uno lui. No, 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 no. Avete ucciso qualcuno? Mi chiede. No, che Assolutamente io no. ricordi. Avete ucciso qualcun altro? Oltre a Fosten De Fieri. Noi non abbiamo ucciso né Fosten De Fieri né nessun altro. Noi ci siamo capitati dentro e Beh, ci siamo. il cadavere di Fosten De Fieri è stato trovato con un quadrello in gola. No, allora no, no, Non assolutamente. avendo balestre, dovrebbe Esatto. essere plausibile quando ci hanno. In più è stato trovato un altro uomo morto, ma rinsecchito come da una magia. E beh, quello penso che sia proprio colpa vostra. Non Per credo proprio. legittima difesa, Signor signora. Sebastian, cosa ne Ma quale dice di questa legittima cosa? difesa? Secondo lei lui sa risucchiare la vita alla gente? Sì, È un mago che malapena sa accendere il bastone, cioè, io tiro un avete attimo visto? la tunica un attimo adesso, viene e faccio: signora, siamo in tre. Tutto questo disastro è ovvio che non l'abbiamo fatto noi. Ma la cosa che un attimino più mi scoccia è vero, prendere gli ultimi arrivati e dargli la colpa è una cosa che si usa anche nel Mutland, ok? Non sono così sprovveduto. La cosa che mi dispiace è che noi lì in mezzo stavamo cercando di salvare delle vite umane. E aiutare le guardie e prendere le persone che stavano cercando di aiutare e dargli la colpa, onestamente, no, nel Mutland questo non si fa. Beh, c'è una cosa è sicura, ragazzi. Se Io andate avanti. appartengo all'ordine dei Cavalieri della Pantera, eh. Beh, puoi appartenere a qualsiasi ordine, ma se andate avanti così, una cosa è sicura: i bambini non saranno molto contenti del fatto che abbiate ucciso Foster De Fieri. Dopotutto, Ma chi era Foster De Fieri? era un teatrante, quello con i suoi trampoli che sputava fuoco. No, Non l'abbiamo assolutamente neanche non ne sappiamo visto. nulla. Sì, abbiamo visto succedere. L'abbiamo visto succedere, ma non siamo stati noi. L'abbiamo visto Pais. Era uno Ah, sui che trampoli che fece un sì. quadrello in gola, me lo ricordo bene. Ma comunque certamente che non siete voi colpevoli, certamente non siete Ma voi il fatto è che colpevoli. abbiamo anche dei Ma testimoni. ci sta prendendo per il culo? Sicuramente, miei cari, non siete voi colpevoli, ma state tranquilli, sono qui apposta per occuparmi di voi. E Dopotutto. qui ho Questo un'altra lo dicono domanda, tutti gli signora. avvocati, lo dico anch'io questo. E qui ho No, una siamo domanda, signora. Ho rovinati. una domanda, signora. Perché ci sta aiutando? Era avvocato di d'ufficio. Io in qualche modo ho la reputazione per diciamo, prendermi la responsabilità per le cause perse. Ecco. È un po' un vizio, come si suol dire. È un hobby, ok, ognuno c'ha il suo. L'unica cosa, signora, mi accura doverglielo dire, visto che non voglio poi essere accusato di altre cose che non abbiamo Ma fatto. se volete saperlo, lei vi dice, sussurrandolo lentamente in un orecchio, nel tuo orecchio dice: i Karsa ci tengono molto alla loro famiglia e ricordano i loro amici. Scusami? I Karstad. Ah, non so quelle che erano quelle di Game of Thrones, questi. Ma no, ragazzi. Chi è che ricordano i loro amici? Aspetta, non abbiamo già partecipato a un attacco goblin, non era morto qualcuno. No, No? non sapete chi sono. No, Ok, non ho. ora mi sono confuso io, come hanno detto. Non ho proprio. Non mi viene Chi sono i Karstad? No, l'ha sentito io, non l'avete sentito voi. Ah, Ha scusa. sussurrato Ah, nell'orecchio a Otto. scusa, Otto.
Ma perché te frega te, si sta aiutando, preoccupatene dopo che ci abbia aiutato. No, assolutamente, ma infatti che io non dico nulla, però mi vedete con un'espressione un po' perplessa in volto. E io dico, bene signora, io penso che l'unica cosa che possiamo fare è trovare l'unico testimone che ci ha visto cercare di aiutare. Senza contare che per quanto riguarda il discorso del furto, noi abbiamo diversi testimoni tra i commercianti ai quali abbiamo venduto e acquistato diversa merce proprio nel momento in cui siamo stati coinvolti nella rossa. Ti ricordo che quasi arriviamo, questo lo dico fuori gioco, ti ricordo che questo forse è meglio che non lo diciamo, contando che abbiamo cosa? Lei fa, ma certo ragazzi, so benissimo che voi non siete colpevoli, ma questo non è un problema che riguarda me, non dovete convincere me. E soprattutto il problema è che siete veramente in una brutta posizione. Quindi ecco cosa faremo per la vostra salute. Avete qualche altra domanda da farmi prima che io passi la strategia di difesa e vi spieghi esattamente cosa dobbiamo fare? No, sono interessato a sentire la sua strategia, signora. Bene, allora vi spiego un po' com'è la situazione. Avete davvero poca speranza di essere trovati innocenti. Anche se non lo siete, non è vero. Anche se lo siete o non lo siete, non importa. Tutti quanti vi hanno accusato di essere stati voi a iniziare la rissa e di essere comunque essere coinvolti nella rissa. Quindi o non facciamo assolutamente nulla per contestare le accuse, ammettendo non ammettendo né di essere colpevoli né di essere completamente innocenti, ma come cazzo lo fai l'avvocato tu? ma ci caldamente allontaneremo dall'idea di aver ucciso Fausten De Fieri e qualsiasi altra persona sia morta, ok? Questa sarà l'unica cosa su cui tenderemo a puntare il dito in maniera molto ferma. Generalmente una multa pesante e del lavoro duro nelle montagne grigie potrebbero essere il minimo della sentenza con questo tipo di accusa. Il massimo? Ma ho una certa abilità in corte di manovrare bene le cose e io so che è stato richiesto del supporto per la guardia della città in questo periodo dell'anno. Perché è drasticamente diminuita il numero di persone che ci sono all'interno della guardia della città. Quindi ci sta proponendo di... Ma se ce lo chiedevano noi avremmo accettato. Scontare una specie di servizio sociale, giusto? Beh, diciamo che si può chiamare in questo modo, anche se non ho ben capito cosa sia. Comunque, nella guardia cittadina? Beh sì, esatto, fareste parte della guardia cittadina. Va bene. Dovreste servire, diciamo 3 anni. Io signora le posso dire una cosa. I miei compagni possono anche seguire, ma io ho intenzione di dichiararmi non colpevole. Non innocente, da benissimo. Scusate, non colpevole. Anche io sono d'accordo col mio amico, piuttosto mi rimetto al giudizio di Sigmar. Beh, per carità, potete assolutamente cercare fortuna per ottenere, grazia dalla corte, se volete. Ma se verrete ritenuti responsabili della morte di Fausten De Fieri, sarete giustiziati. Signora, se si inventano il fatto che noi avessimo una balestra quando tra i nostri averi non c'era, non possiamo fare nient'altro. Se in qualche modo potreste riuscire a scappare fuori da questo vincolo, non che la corte avrà alcun desiderio di ascoltare o di darvi alcuna possibilità per spiegare le vostre ma appunto azioni. Appunto non abbiamo e tu cosa ci stai a fare? Beh, io appunto sono qui per salvarvi la vita.
capito? Se devi parlare tu, però io devo parlare io. No, ma di là... ti sto dicendo, io vi ho proposto questa cosa, se seguirete il mio consiglio, vi farò integrare nella guardia cittadina per 3 anni, nella quale ovviamente mostrando magari la vostra, diciamo, diligenza e la vostra volontà di seguire le regole, magari vi potrebbero anche, diciamo, che so, dare delle ricompense. E magari è molto interessante, però c'è un problema, nel senso che noi siamo già in missione per conto dell'Inquisizione. Avete dei documenti che attestano questa cosa? C'è una lettera. L'avete riposta? L'avete lasciata? Avete lasciato tutto quello che avevate? La lettera non l'avevamo portata. Avete lasciato tutto lì? Abbiamo lasciato tutto. C'è un colore, no, carico. Guarda, cancella quello che ha detto Flavio, perché giustamente si pensava di avercela, quindi non... Niente, come non detto. Non ce l'abbiamo. Avete tutti gli averi del cacciatore di streghe in Silvania. Quello che abbiamo è la lettera di incarico per quanto riguarda cercare la contessa, ma non penso che stiamo cercando, però diciamoglielo, stiamo cercando la contessa Longfellow. Beh, per carità, questo fa di voi dei mercenari o comunque dei cercatori di taglie, tra virgolette, non siete molto affidabile. Non vi consiglio di portarlo alla luce questa cosa. Io la contessa è in città? No. Quando l'ha vista in città? È stata vista in città? No. È più di una settimana che è scomparsa. No, più che è una settimana che siamo in giro noi, quindi mi sa che è ancora un attimo di più che si... è più di una settimana. E dopo una settimana questi sono i risultati. La gente così. Io guardo i miei compagni e gli dico: onestamente, io preferirei morire onesto piuttosto che andare a servire delle persone che mi stanno incastrando per fare questa cosa. Io la guardo e gli però dico... non mi sembra il caso di coinvolgere anche voi. Lascio a voi la decisione. Io gli dico 8, io sono pienamente d'accordo e faccio vicino all'avvocato. Nella peggiore delle ipotesi io mi rimetterò al giudizio di Sigmar e saranno le spade a decretare chi sarà favorito dall'Eldenhammer in questo processo. Lei faccia pure tutta la sua difesa, ma se si pronunceranno in un senso negativo io proporrò di battermi per provare la mia innocenza. Mio caro, come vi chiamate? Alexander, giusto? Alexander von Manfred, dell'Ordine dei Cavalieri della Pantera. Potrebbe andare bene che voi finiate a lavorare per anni e anni alle pendici delle Montagne Grigie. Non è dove le Montagne Grigie? No, è dove ci sono i fiori. Se vinci andrai a lavorare per anni e anni come schiavo nelle Montagne Grigie. E che cazzo di ingiustizia c'è nell'impero? Questa cosa. Se perdi, verrai giustiziato, mio caro. E perdo in ogni caso, allora, scusa. Mio caro, io ti sto dando una che cazzo di avvocato sei? Sono il migliore sulla piazza, probabilmente. No, aspettate, ragazzi, forse non avete capito. Voi siete veramente nella merda. qualsiasi cittadino di Denafen è pronto a testimoniare contro di voi sul fatto che avete tutte queste diciamo, accuse che sono vere. Quindi, vedete un po' voi, è la vostra voce contro la voce di tutti i cittadini di Denafen che erano in quel momento in piazza. Potete dire qualsiasi cosa, ma nessuno si metterà contro più di 100 testimonianze. No, ma io non ho intenzione di dire nulla. Se questa cosa è sospetta, per carità, questa cosa è sospetta, è sospetta. Avere la possibilità di avere un, diciamo, un qualsiasi di persona che vi vede fare qualcosa di negativo, quello può starci, ma averne un'intera piazza è davvero, davvero particolare. Signora, avete dei amici in città o qualcosa del genere? Abbiamo capito perfettamente cosa sta cercando di fare la città.
non ci piace. Io non ho nessuna intenzione di parlare in questa udienza farlocca. Ok, quindi lascerà parlare me, mister Messetto. Faccia quello che vuole, ma si ricordi una cosa. Io lo dico a lei, questa città si pentirà se avrà me come guardia. Non ci stiamo facendo pubblicità, Otto. Non mi interessa. Mister Otto, riveda la sua posizione. Dopo tutto siete stati semplicemente incastrati. Non si sa bene da chi, magari non è colpa dei cittadini di questa città. Oh no! Ma come fai a dire semplicemente? Chi t'ha dato l'abilitazione? Va bene, allora se queste sono le leggi in questo luogo dimenticato da Sigma, non c'entra la cittadina, ma la cittadina ci sta accusando quando noi abbiamo cercato di aiutare. Non tutta la cittadina, 100 persone, le persone che erano in piazza. Lei conosce la città e le sue meccaniche meglio di noi. Io se ritiene che questa sia l'unica, l'unica soluzione... No signora, non sta cercando di aiutarci. Sta cercando di fare in modo che la città abbia della guardia cittadina in più, cosa che serve. No, vi sto evitando dei lavori forzati o peggio ancora... Mentre lei parla, io mi siedo su un angolino e la guardo, la fisso. E lei fa... Otto si è convinto di questa cosa. Ok, e lei fa... Mi spiace... Va bene, seguiremo... E perché... Così male. E perché come dobbiamo prendere? Ci... Ti devo abbracciare? Che cazzo dice? Cioè, è deontologia sotto le scarpe, tu! E perché dovremmo fidarci di lei? Abbiamo scelta, Sebastian? Lo sto chiedendo a lei, non a te. Dopotutto, io... Voglio dire, sono stata pagata per darvi la soluzione migliore possibile in questo momento. Ah, ti devo pure pagare! No, è già stata pagata. È stata pagata per darvi... Ti hanno pure pagato! Pagata da chi? Beh, ragazzi, se volete affrontare i vostri odds contro diciamo, il giudice Merlierte, io sono stata pagata, ma non ho, diciamo, come dire... No, signora, lei faccia il suo lavoro. Io sto cercando di aiutarvi. La domanda è... L'obbligo di aiutare. Lei è stata pagata da chi? Signora, lei faccia il suo lavoro. Da vostri benefattori. E perché non si possono conoscere questi benefattori? Io lo lascio fare il suo lavoro, signora. Lei faccia quello che vuole. Va bene. Posso proseguire o mi dovrò trovare in corte con delle persone che mi ostacolano il mio lavoro? No, non diremo una parola. Non ho intenzione né di ostacolare né di aiutare, signora. Quindi non aprirò bocca, è tutto suo la scena. Non diremo una parola e ci rimetteremo al suo giudizio. Va bene, ragazzi, speriamo. Tanto Otto, se anche col giudizio di Sigmar ci avrebbero condannato lo stesso. Ok. Facciamo questa pagliacciata. Poi ti faccio l'esposto all'ordine, te lo dico. Ok, tornate nella sala principale con il giudice che sta mangiando la torta. E fondamentalmente il giudice fa... Va bene, cioè, non è possibile, donna, che ogni volta interrompi i miei giudizi. Insomma, è riuscita a parlare con i suoi clienti? E Osanna ovviamente fa, sì, assolutamente, siamo pronti. Possiamo proseguire. Bene. Allora, stavamo dicendo... allora... Messer Otto Hazel. Si dice che qui avete trafugato del materiale. Avete creato una rissa litigando con uno dei mercanti, forse. Sì, qua, sì, avete litigato con uno dei mercanti. Sì, ecco. Come vi dichiarate? Guarda, giudice, non dico nulla. Mm.
E Osanna tipo è lì tipo che scuote la testa, tipo un po' contrariata. Bene, bene, ok. Sebastian Kruger, lei è imputato di omicidio? Ha ucciso un uomo di nome Glotfeld Rubard, uno degli abitanti di questa città, ed è stato imputato anche di magicamente uccidere un povero popolano. Come si dichiara? Io non ho ucciso nessuno. E voi, Alexander von Manfred, dell'Ordine dei Cavalieri della Pantera, avete qualcosa da dire alla vostra discolpa riguardo all'uccisione del teatrante? Va a cercare, vedete che sfoglia delle pagine. Fa Foster de Fieri. Sul mio onore e sull'onore di Sigmar, io dichiaro di non aver ucciso nessuno che risponda a quel nome. Né nessun'altra persona in questa rissa nella quale siamo stati coinvolti. Ok. Quindi dichiarate di non averne ucciso nessuno, né Foster de Fieri. Ma ho visto questo report che dice che ne avete uccisi altri. Cosa è successo? Il report è sbagliato. Vostro onore. Eravamo appena entrati in città, i miei compagni ed io. E arrivati all'interno della piazza principale, ci siamo trovati coinvolti in questa rissa. E per cercare di proteggere noi stessi e trovarci tutti insieme, ci siamo difesi, ma senza spargere sangue. Provando addirittura ad aiutare le guardie. Abbiamo anche Bene, aiutato le senti, guardie che sono arrivate. silenzio, silenzio, sto per pronunciare il mio giudizio. Allora, E la nostra difesa? Guardo comunque, l'avvocatessa. e lei ti fa il segno di aspettare. Comunque, per non sprecare altro tempo e non, diciamo, arrecare noia alla corte e al tempo della corte, con questi, diciamo, frivole tentativi di dichiararsi innocenti, siamo inclini ad essere generosi e graziare il più possibile. Bene, allora condanniamo i tre imputati a 20 anni di lavori forzati. Nelle Certo. montagne grigie, e vedete che Osanna si avvicina e fa: Vostro onore, io avrei una seconda proposta. Magari potrebbe sembrare, diciamo, più lasciva, però, insomma, Vostro onore. E lui fa: Sì, cosa c'è, Osanna? Sputa e rospo, è inutile che mi imbonisci con queste parole. E fa: Beh, potrebbero servire per la guardia cittadina. Voi stesso sapete che ultimamente la guardia soffre di mancanza di giovani forti, diciamo, esponenti per salvaguardare la nostra Denafen. E lui fa: Quindi potremmo, insomma, ecco, come per scontare la loro pena, potrebbero servire, prestare servizio all'interno della guardia cittadina. E fa: Sì, va bene, va bene. Ok, allora diciamo. E vedete che il giudice è piuttosto balbettante su questa cosa, sta ponderando. E Osanna fa suggerisce: Magari, non so, un numero di anni sufficiente a consolidare la guardia cittadina. Che ne so, 3 anni? 3 anni, va bene, Facciamo 2. 3 anni. Va bene, gli imputati sono condannati a prestare servizio nella guardia cittadina per 3 anni. Se non dovessero eseguire gli ordini dei loro superiori, verrebbero condannati a morte. E vedete che Osanna si volta con le due mani con gli indici e i pollici che gli fanno tipo segno dell'ok e sorridendo. Ma questa Chi Osanna cazzo non te era. l'ha Non... data l'abilitazione? Ma questa Osanna non è quella che ci ha arrestato? No. No. Devo pure dire grazie. Diciamo, la guardia vi libera dalle catene
vi dice che vi scorteranno al distretto dove ci sono i capannoni diciamo i quartieri delle guardie. Sì, i quartieri, sarebbe tipo la caserma. La caserma, brava. Bawax. Molto, molto, molto gentile collega, sarebbe possibile anche riavere i nostri effetti? Io chiedo alla guardia se posso prima parlare un attimo con l'avvocato. E Osanna viene da te e fa: vedete ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Io via. adesso rido e dico, beh, comunque anche se è molto misteriosa questa cosa, io la ringrazio, però le volevo dire una cosa, le faccio cenno di abbassarsi il mio livello. Sì, si abbassa. E stavolta sono io che le parlo nell'orecchio, dico, si ricordi una cosa, io non ho amici e con questo conto anche questi due. Lei Grazie. alza lo sguardo sorridendo e fa: vi auguro buona fortuna e buon servizio nella Guardia Cittadina. Grazie. Ora dovrò tornare al mio lavoro. Poveri Cristi, poverini. Vi dice anche: so che vi sentite ingiustamente puniti. Ma la mia signora lavora in misteriosi modi. Magari È indubbio che ci abbiate salvato la vita, signora. Questo è indubbio. soprattutto che ci vogliate nella guardia cittadina. Oh, non dite così, Sebastian. Dopotutto, appunto, come stavo dicendo, la mia signora lavora in modi misteriosi. Forse siete esattamente dove dovevate essere, in questo preciso istante. Assolutamente, questo lo abbiamo capito. Comunque le ringrazio per averci salvato la vita. Quello che farete di questa, esperienza è insomma, è a vostro carico, insomma, siete voi che potete sfruttare questa opportunità. E mentre la saluto con la mano e mi giro seguendo le guardie, dico nel bene o nel male. Ecco. Più nel male. Ragazzi, siamo comunque vivi. Un altro No, lo so, giorno. lo so. L'ultima volta era perché avevamo ucciso un bambino, l'ultima volta, che non siamo finiti. Prima di andarsene definitivamente vi dice: il mio ufficio si trova nel quartiere dei mercanti. È un segno. A un tiro di pietra da Morgan Impronte. Mahoney. Del quartiere dei mercanti. A un tiro di pietra, Avvocato. a un tiro di pietra, Morgan Zeit, dal negozio Morgan Zeit Mahoney. Morgan Che c'è Zeitmoney. un bigliettino? Avvocato Osanna, se ti interessa. Osanna, Nell'alto dei ovviamente. cieli. Ho scritto tutto. Osanna Vinandus si chiama. Poteva andare peggio. Ok, venite scortati praticamente dalle guardie. Sì, perché alla guardia avevo chiesto, gentile collega, se ci poteva far avere i nostri effetti. Insomma, Vi portano nella caserma. non Ok, mi ha risposto quando glielo ho chiesto. no, ti dice di Ok. no, semplicemente ti dice di no, che in questo momento non li ha, quindi non te li può ridare. Ok. Ti porta vi portano nella caserma e vi fanno sedere davanti a una scrivania piuttosto grossa. E aspettate un po' di tempo. Fino a che praticamente, mentre le due guardie stanno parlando tra di loro, stanno chiacchierando, improvvisamente dalla porta entra una donna con questo enorme cappello e delle piume, livrea da milizia imperiale, ma sembra essere un ufficiale. Come sempre mi inchino. Ok, quindi ti alzi e ti inchini. Anch'io mi alzo quando entra. E le due guardie si mettono subito, smettono improvvisamente di parlare tra di loro, si mettono diciamo in posizione formale e la salutano annotandola come captain. È arrivata Lady Oscar. Si siede dietro alla scrivania
praticamente lei si stende con la schiena appoggiata allo schienale della sedia. Riconoscete, Faccio un inchino e dico: mia riconoscete che signora. questa è la donna che praticamente vi ha arrestato tutti. Okay. Faccio un inchino e le dico: mia signora, è un piacere vederla qui. Ci vuole gentilmente far sapere perché ha desiderato averci fra le sue file? Ok, lei ti fa zitto. Adesso sono io che parlo. Potete provare a fare un test di Lore Empire se ce l'avete, ma non penso. No, non ce l'avete, No, non ce c'ho l'avete. Raycon sempre e basta. Araldica no, non c'ha nessun simbolo Ancora, no, che posso identificare. Magari c'ha qualche simbolo che posso identificare. Ha i simboli dello Stirland. Niente, provato. E ha i simboli da capitano imperiale. Questa è Lady Oscar, è bionda pure questa? No, è tipo castana chiara, non è bionda. Vabbè. Ha degli occhi bruni, molto scuri, il naso un po' aquilino, le labbra abbastanza carnose Un bel tipo, da 1 a 10. e una posa fiera. Non è bellissimissima, però non è neanche Allora brutta. niente, Sarà un 6, un 7. però ci dice che ci vede solo come degli amici. Esatto. Subito, così prima di cominciare. Probabilmente neanche come quelli, però vabbè. Si Se fossi indirizza. capo delle guardie, non mi fiderei mai di alcuni di questi condannati. Ma che cavolo. Lei Vedete gli guarda. avvocati come lavorano qua. Vi scruta per un po' negli occhi e poi si presenta dicendo: sono il capitano Andrea Pfeffer. Pfeffer, sì, Pfeffer. Capitano della guardia della milizia imperiale situata in questa città. Viviamo insieme. Inchino. Lei sembra soddisfatta del tuo inchino. Viviamo in Anch'io. tempi strani, ormai è troppo tardi. Viviamo in tempi Mi hanno strani. inchinato prima, però non vale. Io non mi inchino, Lo sappiamo che tu non ti inchini. Ecco. Viviamo in tempi strani. Ho chiesto per delle guardie e ottengo voi. Potete sicuramente notare che il morale delle truppe è basso. Ma nessuna sorpresa. Loro sono la feccia peggiore di tutta Denafen. Quindi, comandante, noi finiremo nei corpi scelti? Ah, è la tua domanda. Entra un altro tizio, ok? Un tizio piuttosto anziano, se vogliamo. Barbuto, con i denti tutti sgangherati. Porta anche lui un cappellaccio che ha una mela in te sopra. Ah, questo è Guglielmo, questo è il balestriere, questo, sicuro. E delle sorte di peli di cavallo che gli scendono dal cappello. Ha una livrea un po' diversa, sembra più un miliziano che altro, e fa: ah, perfettamente in tempo. Questo è il sergente Rudy Klampenklung. Lui sarà incaricato di guidarvi per la durata di tutto il tempo, per tutto il vostro tempo sotto la guardia. Lui vi darà, diciamo, feedback riguardo al vostro comportamento e ciò che farete durante questo periodo di lavori, diciamo, di servizi sociali, chiamiamoli così. Vi suggerisco di stare nelle sue grazie. Non sono una pazza. E non trattatemi come una di quelle. E sicuramente andremo d'accordo. Capitano, rispettosamente, mi è concessa una domanda. Volevo Che cosa hai da dire? semplicemente chiedere, visto che facciamo parte di questa vostra famiglia, se è possibile riavere i nostri effetti. Il sergente Rudy Klampenklung vi ridarà tutti i vostri effetti personali. Obbligato, mi inchino. Grazie. Fate ciò che il sergente vi dice, non imbarazzate la guardia e state attenti. Denafen, C'è qualcosa che ci vuole Denafen. dire su te? Stai interrompendo il capitano, già non va benissimo. No, pensavo avesse finito, ma poi è ripreso. Ho Aspetta, fatto la poi finta, ha fammi fatto. finire.
Denafen è pieno di problemi ultimamente. Possa Ulrich proteggervi, Sigmar e Verena allo stesso modo. Andatevene. Seguo il sergente. Anch'io. Andiamo. Mentre usciamo, le faccio una specie di saluto militare. Non so cosa si usa nell'impero. Non mi ricordo cosa si usa nell'impero. Fai quello che hanno fatto le due guardie quando è entrata. Faccio quello che hanno fatto le guardie quando. Praticamente puoi fare anche il segno della cometa a due code. Semplicemente. Ok. Ok. Mi sono immaginato il paese che fa i cuoricini. È molto probabile. Comunque. Il sergente Rudy Clamp e Inklung è appena uscito dalla caserma, lo potete guardare abbastanza in faccia, vedete che è sulla cinquantina come età, e lui vi guarda, ha un sorriso un po' sgangherato, un po' così, ha gli occhi enormi, giganteschi, e vi scruta dai suoi occhioni, ha un nasone gigantesco, un po' rossastro, e ha questa barbozza bianca e dei baffoni. E dico, piacere di conoscerla, sergente. Oh, il piacere è tutto mio. Potete chiamarmi Rudy. Sergente è solo quando siamo in mezzo agli altri. Va bene, Rudy. Penso che rivogliate la vostra i vostri averi. Penso. Sì, sì, se possibile, sì. Molto piacere. Ecco qua, guardate, in questa sacca potete trovare tutto quello che è vostro. Controlliamo. C'è tutto? Sì, c'è tutto. Più che altro avrei... abbiamo una richiesta da fare. Dovrete indossare la livrea della guardia cittadina. Nessun problema se ne avete una piccola come me. Per te, mezz'elfo, abbiamo fatto fare una taglia su misura, diciamo così. E vi danno... Grazie. Ci stavano proprio aspettando, ci stavano. Vi danno le uniformi. La tua è... La tua praticamente vedi che... La tua 8 vedi che praticamente è una normale veste, ma gli hanno messo tipo... gli spilloni. Gli hanno messo spilloni per renderla più corta. È un po' stretta al torace. Sì. Io con tutto quello che non ho mangiato in questi giorni mi sa che sono anche dimagrito. Sì. E Rudy vi fa... Vi piacerebbe, amici, fare un giro della caserma? Potrei illustrarvi tutte le varie parti e anche i vostri alloggi. Se ci tiene, molto volentieri, sarà interessante. Ok. Nel frattempo io volevo farle una domanda. Sì, certo, dica. Noi siamo arrivati qui a Denafen seguendo seguendo praticamente un incarico, ci hanno chiesto di ritrovare la contessa Longfellow. Volevo sapere se anche la guardia cittadina ha la stessa missione, perché le due cose si andrebbero ad allineare. Non siamo noi ad occuparci di questa cosa. La guardia cittadina però si sta indagando sulle scomparizioni. Interessante, grazie mille. Oh, certo. Come vi chiamate? Otto, giusto? Otto Hartel. Oh, bene, Otto, allora è il piacere tutto mio e ora partiamo con il tour della caserma. Bene, diciamo che è meglio non parlare troppo comunque in giro. Ci sono orecchie non troppo... diciamo compiacenti, eh? Ok, dopo la visita alla caserma ci incontreremo stanotte proprio prima prima che cali il sole al Raspy Raven, proprio qua fuori. Potremo parlare un po' e vedere un po' quali sono i nostri primi incarichi. Molto bene. Vi fa vedere fare un giro della caserma, vi fa vedere quali sono i posti a voi assegnati come letto. Sono delle brande nella casermona, sì, giusto? Sì, okay. Sì, sono delle brande con gli altri soldati, però avete i vostri cassettoni che potete ricchettare per metterci dentro le vostre cose. Come ci guardano gli altri soldati? È abbastanza normale, non sono per lo più... non sono particolarmente sconfitti. Non sono astiosi per dirti. No, per niente. Quindi ok, non è per dire, la domanda che volevo fare è magari se c'era qualcuno veramente che credeva che avessimo fatto questa cosa, quindi non ci credo un cazzo di nessuno, e siamo praticamente stati usati come capri espiatori, lo sanno tutti. Ok, perfetto. Magari non lo sanno tutti, però diciamo che da quello che avete vinto, diciamo le guardie di Denafen non sono
c'è nessuno di loro, il massimo della vita, nessuno di loro è la prima scelta della milizia imperiale. Considera che poi anche loro sono umani normali, quindi ognuno di loro avrà magari qualche cosa che ha fatto, qualcosa che ha... insomma, nessuno vi giudica all'interno della caserma. Non ti preoccupare, diventeremo noi le guardie migliori e saranno cazzi per la città. Ok. Bene, siete liberi di... Rudy vi lascia liberi, vi ha dato appuntamento a stanotte. Potete esplorare The Nothing. Allora, una cosa, visto che mi avevi chiesto... vi spiego una cosa, visto che mi avevi chiesto tempo fa se mi portavo dietro che cosa e quant'altro, tutto semplicemente che lo zaino me lo portavo dietro. In questo caso, visto che in quanto guardia non posso più avere tutto il mio zaino che si, per portare il bauletto, il bariletto eccetera eccetera, direi che non sarebbe me lo fanno togliere subito. In questo caso ti dico conto che io ho sempre addosso i miei soldi e i miei pugnali, il resto in questo caso va nel baule. Sì, nel vostro baule. Ok, va bene. Domanda: nella nostra roba c'era tutto, non manca niente, giusto? Manca niente. In più avete questa divisa che adesso dovete indossare. Ci forniscono delle armi o non ci danno niente? No, avete... io c'ho la mia spada e non voglio altre... senso, la domanda era quella: abbiamo la nostra roba, usiamo quello, ci danno anche delle armi d'ordinanza? No, mi hanno dato solo delle dopotutto siete tra virgolette delle sorti di reclute, quindi non avete equipaggiamento speciale e probabilmente in questo momento siete in rodaggio. In questo momento siamo anche meglio equipaggiati, molto probabilmente. Io mi porto anche la mia borsa comunque. Beh, guarda che le truppe dell'impero hanno le alabarde, hanno gli scudi, cioè hanno la spada. Appunto, c'hanno un sacco di roba che poi ti rimarrebbe gratis, quello chiedevo. Comunque, Michia Paese, se avessi una zanna runica. Comunque io mi perché porto la mia borsa con la roba, una tracolla. Esplorare, volendo. È una spada di un nobile cavaliere la mia, Marco, ma tu non lo sai, non lo puoi sapere ancora. Esatto, onestamente io vorrei riposare un attimo piuttosto che esplorare intanto la città. Okay. Io un giretto lo faccio. Va bene, quindi Marco io accompagno il mago. Marco si riposa un attimo. Marco, tu riposando recuperi una ferita. Yeah. Voi due invece andate in giro per The Nothing. Cosa volete fare? Avete anche la mappa che vi ho inviato la volta scorsa, quindi potete anche, diciamo, esplorare zone specifiche. Io vorrei andare a vedere di nuovo la piazza, quella centrale. E andiamo. Ok. Va bene, andate in piazza. A me questa cosa non mi torna. Voglio vedere com'è la situazione, come la troviamo. La piazza è, diciamo, stata sistemata, hanno pulito le torte che c'erano per terra. Non è più dolce come prima la piazza. Vedete che ci sono ancora dei pezzi di roba distrutta, cose così, ma è stata abbastanza ripulita. Vediamo movimento, c'è gente in giro, c'è... abbiamo già messo sulla divisa, almeno io ho messo sulla divisa. Sì, c'è già gente in giro, ci sono già riaperte alcune bancherelle, sono aperte. E prendo una persona in mezzo alla folla e gli chiedo cosa è successo. E il tizio fa, ma non lo so, sono arrivati degli stranieri e hanno iniziato una rissa, è stato un disastro. E purtroppo hanno rovinato anche il teatro che era stato programmato per stasera. Se ne sono dovuti andare i teatranti. No, sono partiti i teatranti. Dove sono andati? Se ne sono andati, non hanno detto dove. Perlomeno io non lo so. Però tutto si è sistemato. Siamo riusciti anche a pulire la piazza abbastanza in fretta. Molto bene. Aspetta. Volevo chiedere una cosa. Volevo trovare un... E la contessa non ha detto nulla rispetto a questo evento? Bella Pais. Quale la contessa quale? Contessa Longfellow. La contessa Longfellow è sparita da più di una settimana. Ormai sono quasi due settimane che non c'è. Non sappiamo dove sia.
caspita, questo è un problema. Dovrò fare rapporto in caserma. Ma penso che la stiate già cercando. Anche sono scomparse anche altre persone, chiaramente meno importanti, quindi nessuno se ne cura. Chi altro è scomparso? Anche Bobby è scomparso, il piccolo figlio del mugnaio. Quanto tempo fa? Lui circa 3 settimane fa. Poi quindi da prima. Magda, la moglie del panettiere. Puoi indicarmi dove è il panettiere, dove posso trovare il mugnaio? Il mugnaio sta nei campi al di fuori della città. Dov'è che abita? Ah, è una delle casette in mezzo ai campi. Proprio al di fuori delle mura. E invece il fornaio? Il panettiere abita invece nel quartiere a nord-ovest, prendendo quella strada là, e ti indica una delle strade radiali che partono dal centro della piazza. Come si chiamava la figlia? Magdala? Magdala, sì. Molto bene. Mi raccomando, rispetta le regole, comportati bene, fai il bravo. Troppo si mette la piazza e comincia a dire circolare. Circolare, circolare. Quindi vabbè, è la figlia di Magdala, giusto, che è scomparsa? Magdala è la figlia, la moglie del panettiere. Siamo calmi, la moglie del panettiere. Bobby è il figlio del mugnaio. Vabbè, chi se ne frega, Bobby, troppo lontano. Ormai è morso, lo saranno mangiato. No, ma perché? Vabbè, una mi interessa. Poi Magdala secondo me è più carina. Ok, ho segnato tutto. E io li faccio a Sebastian. Abbiamo ancora un po' di tempo. Cerchiamo di capire qualcosa in più su queste sparizioni. Va bene, se ti seguo. Ok. Va bene, andiamo. Il panettiere. Passettino, passettino. Ok. Il panettiere è un tipo piuttosto grassoccio con due baffotti folti. E fa... Buonasera guardie. Come posso aiutarvi? Desiderate del pane fresco? No, grazie. Queste michette. No, grazie. Siamo qui per alcune informazioni. Sappiamo che è scomparsa sua moglie. Oh, sì. A proposito, avete qualche notizia di lei? Ancora nessuna. Stiamo raccogliendo alcuni dati. Stiamo indagando. Molto triste riguardo questa tua risposta. Ma vedrà che la troveremo. Devi fare un test di charm, Pais. Faccio un test di charm. Non è vero che stai indagando, quindi devi fare un test di charm. Non è vero che stiamo indagando. No, non state indagando. Non avete indagato fino ad ora. Che ne sa lui? Comunque più 2. Lo può capire, però. Più 2, 28 fatti. Ok, lui ti fa... Sì. Sì, sai che cosa? Non ci crede nessuno. Dopotutto, chi si impegnerebbe per cercare la moglie di un povero panettiere? Ah, nessuno! Ma... Nessuno, ma che... Lo sapevo. Ora mi dispiace, devo lavorare. E si volta no. E comincia a infornare pane. Invece è molto importante perché... Sebastian, devo venire anch'io, cazzo. È molto importante perché la sua scomparsa è legata alla scomparsa della contessa Longfellow. Ok, gli stai dicendo che non gliene frega un cazzo di lui, che ti interessa la contessa. Vedi che si è voltato e ti sta dando le spalle e non ti ascolta. No, io continuo a parlare. E siccome le cose sono collegate, se la guarnigione trova la contessa Longfellow, troverà sicuramente anche sua moglie. Quindi è nel tuo interesse, nel suo interesse, che tu mi dia tutte le informazioni che hai su questa cosa. Mi spiace, signora guardia, ma mi sta solo cercando di buggerare. A voi non interessa di mia moglie, ve l'avete dimostrato con le vostre stesse parole. Vi interessa soltanto della contessa qui, della contessa là e di qualche... Ma a te interessa che troviamo tua moglie? Certo, ma tanto non lo farete mai. E allora aiutaci. Non lo farete mai. E ora, se posso dare la buona serata, ho del lavoro da fare. E vedi che non si volta e sembra parecchio indisposto a parlarti.
Lascia stare Pais prima che ci dicano che stiamo facendo male al lavoro. Va bene. Mi avvicino al panettiere. Pais metto una... Manners. Gli metto una mano sulla spalla e gli dico... Le persone sono suscettibili, The Manners sono importanti. Ho capito. Io volevo fare tutto, io volevo fare un altro tipo di... ho capito, no? E noi non lo devo... Non lo devo prendere in giro. Io gli ho detto, guarda, ho detto, ma io non ne frega niente a nessuno. Ma se troviamo uno, troviamo l'altro. Ma certo che ci interessa anche delle altre persone. Cazzo. Hai sbagliato, ce ne frega approccio. Hai sbagliato approccio. Va bene. Mi avvicino al panettiere. Gli metto una mano sulla spalla. E lui fa, non mi tocchi, sto lavorando. Mi spiace per la sua perdita. Sono sinceramente addolorato. Prova a fare un charm. Però sono onesto. Lo so, ma lui è incazzato nero, quindi devi fare un test di scena. 14, direi che è passato, visto che ho 39. Ok, si volta e ti presta attenzione, però vedi che è ancora abbastanza arrabbiatello. Sappiamo tutti come vanno le cose qui nell'impero, ma al di là di quello noi stiamo veramente cercando le persone scomparse, contesse o meno. Mi dispiace per il mio collega che si sia... Ovviamente queste sono le sue idee, si è espresso senza curarsi. Vedi che il panettiere si è accogliato e fa, il suo collega è un mostro. è vero, è proprio brutto anche da guardare. Cerco di consolarlo un po', poi dico, però se ci poteste veramente dare qualche informazione, non so se è sparita sua moglie così di punto in bianco, o magari era già mancata nei giorni precedenti alla sua sparizione, se le ha detto qualcosa che può aiutarci, comunque le sarei molto molto grato. Beh, mia moglie è scomparsa circa 2 settimane fa, o poco più. L'avevo lasciata qua. Quindi a finire le ultime infornate per il mattino. E quando sono tornato non c'era più. E nessuno ha visto niente, nessuno ha detto niente, non c'erano dei segni, degli odori. Ma Magdala mi voleva bene, non mi avrebbe mai abbandonato qui da sola. Ne sono sicuro, nessuno ha visto niente, lei non ha visto delle tracce, segni di lotta, degli odori, dei rumori. No, non c'era nulla di strano. Il pane e nessuno, i vicini. Era stato fatto. E che più o meno che ore erano quando se ne è accorto? Voi delle guardie mi avete detto che lei se n'è andata perché voleva fuggire da me. Non è vero, sono sicuro che non sia stato per questo. È quello che ho cercato di dirvi, ma nessuno mi ha creduto. E di questo me ne dispiaccio ancora. Non hanno notato nulla di strano, quindi, né dei segni, a parte il pane fatto. Più o meno che ora del giorno poteva essere? Ah, sarà stata le 4, le 5 del mattino. Ripeto, erano le infornate per la mattina dopo di pane fresco. Certo. E se no, se le dovesse venire in mente qualcos'altro che pensa ci possa essere utile, non esiti a chiedere del... Cavaliere Alexander Wormanfred, giù alla caserma. No, suo collega è un mostro. Allora chieda pure di me. Mi chiamo Sebastian, chieda pure di me. Chiederò di lei. Va bene, grazie. Ho parlato pure che dopo lui avessi venduto me, poi va bene. Ok. Niente, ci andiamo, che dobbiamo fare? Prima di andare chiedo, conosce qualcun altro che ha subito una perdita come la sua? So che anche Bobby, figlio del mugnaio, è scomparso e anche dove possiamo trovare il mugnaio? Anche okay, Robert Shacklehouse è scomparso, era il proprietario di un negozio di spezie dall'altra parte della città. E con chi potremmo parlare? Beh, magari... Non lo so, i suoi vicini di negozio, o qualche bottega di vicino, o qualcuno che... A proposito, i suoi di vicini non le hanno detto niente riguardo sua moglie? No, perché, io di fianco, come vede, ho delle botteghe di vestiti, e dicevo... Ed erano chiuse a quell'ora. Allora erano chiusi. Certo. E se ci può indicare dove si trovano le persone, il negozio, il tizio dall'altra parte della città, piuttosto che il figlio, dove sta il mugnaio? Beh,
il figlio del mugnaio si trova al di fuori delle mura della città, proprio nei campi. È proprio il mugnaio abita nell'unica casupola lì. Mentre invece Robert Chucklehouse si trova nella via, diciamo, diametralmente opposta a quella che avete percorso per giungere fino a qua dalla piazza. Grazie, grazie. Prego. Ce ne andiamo. Certo che veramente scrivere i cognomi. Tiro anche uno mentre usciamo, tiro anche uno scappellotto ad Alexander. Ok. Certo che scrivere i cognomi che ti sei inventato per questi personaggi è veramente difficile, sappi. Non farlo mai più. Shackle come shake, come shake con le okay. shake. House. Ok. Che cosa volete fare? Si sta arrivando sera, eh? No, da dobbiamo andare all'appuntamento. Alexander, andiamo che il sergente ci aspetta. Sì, non iniziamo male questa... Otto, tu ti svegli e vedi che ormai è abbastanza buio. Mi dirigo all'appuntamento. Ok. Vi ritrovate tutti e tre davanti alla porta della taverna Raspy Raven. È una piccola taverna. Abbastanza lontana dal fiume. Ma sicuramente migliore di alcuni di alcune taverne che avete visto in città. Okay. Ci sono entrati, vedete che ci sono delle alcove che diciamo garantiscono un po' di privacy. L'aria è piena di fumo che si, diciamo, si avvolge su se stesso. E, ci sono delle... È un fumo a serpente. Sì, è questo fumo che si avvolge su se stesso. E ci sono delle candele, diciamo, accese sui tavoli. Klampenklung, praticamente, vi fa cenno di sedervi, è in una di queste alcove, e, mezzo oscurato da una tenda. E vi invita con un gesto della mano a sedervi e a unirvi a lui per bere. E ci sediamo. Vi sedete e Klampenklung fa: Etelind, portaci da bere. Cosa volete, ragazzi? Una birra. Birra. Anzi, qui è meglio la birra o il sidro? Ah, suppongo birra da queste parti. Io chiedo al sergente. Ah, io bevo. Beh, vediamo, lasciatemi un po' pensare. Etelin, di solito cosa bevo? O più volentieri? E lei, tipo un po' scocciata, guardando verso l'alto, fa... del gin. Prenderò del gin. Ok, per me della birra. Birra. Okay. Birra. Ok. Andiamo besso, sergente. Ah, bene, bene, ragazzi. Devo raccontarvi un po' di cose. Cosa avete fatto di bello oggi, nel frattempo? Raccontate. Ma Alexander ha deciso di far piangere un po' di popolani. Abbiamo fatto un giro per la città, abbiamo esplorato un pochino. E il mio amico qui esagera sempre. Io ho riposato un po' in caserma, visto che questa sera vorrei farci vedere un po' di compiti, giusto? Assolutamente sì, siamo proprio qui per discutere un po' di lavoro e un po' di metodo. Bene, bene, bene. Allora lasciate che vi racconti questa cosa. Ci sono due Denafen che potete vedere. La prima è quella di giorno, l'altra è quella di notte. I Jungfreuds hanno fatto il meglio per tenere le ombre nel totale silenzio. Ma scusami, Umba, una cosa ti volevo chiedere prima, mi sono dimenticato. Noi sappiamo cosa sono i Jungfreud. Lo puoi dedurre. Che sia una famiglia nobile. Ok, ok. Lo puoi dedurre nel momento in cui ti dice gli Jungfreud hanno provato a tenere silenti le ombre di questa, okay, questa parte di Denafe. Ma ora sono andati. E dove sono andati? Ah, non si sa, ma hanno abbandonato la città alla mercé del popolino ignorante. Comunque, non importa. Queste cose... prima o poi dovranno essere raddrizzate. Oh, bene. La gente che sparisce, che si muove da qualche altra parte o scappa lungo il fiume, come
adoriamo dire. Perché scappano lungo il fiume? Beh, che non respirano quando scappano lungo il fiume, si intende. Ah, ok. Ora, il nostro lavoro è andare a seguire e inseguire questo brutto lato di Denafen. Noi... In che modo? Noi non, diciamo, pattuglieremo le colline o il Morgensight. Nah, sono i ponti e le shanty town, le baracche che andremo a visitare. Quando siete in pattuglia, tenete un occhio vigile. State attenti ai gruppi, agli aggruppamenti di persone poco raccomandabili. Loro sono guai. Molti dei miei compagni della guardia sono morti ormai. Cominciamo bene. Oppure sulle mura, con il resto dei lealisti. Che senso lealisti? Dei lealisti all'impero. Perché ci sono anche delle fazioni... Beh, non si sa mai, insomma, di chi fidarsi. Ma, non temete, amici miei. Io, Rudy, e il capitano, e alcuni pochi fedelissimi soldati, siamo della vostra risma. Voi potete fidare di noi. Certamente. Io farò... inizierò a fare la ronda insieme a voi per insegnarvi, guidarvi e valutare il vostro lavoro. Bene. Dove andremo allora questa sera? Faremo un piccolo excursus intorno a questa taverna dopo aver finito di bere. Semplicemente vi farò vedere quali sono le cose a cui fare attenzione e poi imposteremo la vostra tabella di ronda. Faremo una volta c'erano una pattuglia di notte o una pattuglia di giorno. Non più. Adesso ce ne sono 3 di giorno e 3 di notte. Quindi si sono cambiate le cose. No, semplicemente che invece che alternarsi sono 3 consecutive di giorno e 3 consecutive di notte. Ok. Clampen vi fa fare un giro attorno alla cosa, vi fa notare delle cose del tipo, ecco, vedete, quelli sono un po' loschi, dobbiamo tenerli attenti, bisogna stare attenti. Lì c'è morto un mio amico. Qua c'è stata una zuffa, lì c'è stato questo, bla bla bla, vi spiega un po' di cose così, ma vedete, lo fa in modo molto, diciamo, amichevole, vi spiega le cose e voi potete fargli domande volendo. Quanta criminalità c'è ad Denafen? E lui ti fa, beh, ce n'è. E dopotutto è una città comunque abbastanza grande da contenere parecchi furfanti. E c'è per caso un qualcuno che si potrebbe dire sia a capo di questi furfanti o al quale i furfanti facciano riferimento, che gestisce magari un po' tutto questo tipo di affari? È difficile dirlo così, però sicuramente qualcosa sotto c'è sempre e noi dobbiamo stare attenti. E per quanto riguarda invece la città, quali sono le famiglie più potenti? Beh, gli Jungfreud, i Karstad, il Longfellow. Sicuramente queste sono le tre diciamo, fazioni più forti. E ce n'è una delle tre che è più forte delle altre? Gli Jungfreud governavano la città fin tanto che non se ne sono andati via. Sono stati via tutti insieme? O sono spariti tutti insieme? Gli Jungfreud sono andati via. Hanno proprio abbandonato la città. Mi puoi parlare dei Karstad? E li fa. I Karstad sono una, diciamo, famiglia nobile. Meno male. Provenienti da Uberstrike. Alcuni facevano diciamo derivare il loro lignaggio
da Aldorf, ma non sono molto, diciamo, come dire, bravo a ricordare tutte queste cose. No, no, grazie mille perché è un nome che ho già sentito. In città per caso c'è una biblioteca o un qualche esponente del Collegio della Magia? Penso che qualcheduno ci sia, però. Ma che cazzo di guardia della città sei che non lo sai, Ma nello porca miseria. Stirland, nella più remota provincia dello Stirland. Vabbè, io non lo so, che ne sai, lì c'è, non c'è. Qualcheduno ci sarà che fa magie, ma diciamo che non sono ben voluti qua nello Stirland. E di biblioteca niente. Ci sono delle Non ci avranno biblioteche. neanche Topolino, non ci avranno qua. Ma Ci sono delle allora. biblioteche, ma sono molto ridotte e restrittive le norme per entrarci. Hanno il gazzettino di Altdorf, c'hanno. E c'è qualche studioso in città in La notizia particolare? più recente è Magnus il Pio proclamato imperatore. Ma smetti tu. Vabbè. E quindi non ci sono neanche studiosi importanti in questo luogo. Tu puoi fare fortuna. Ci sono degli studiosi, ma non sono molto interessato in queste cose. Io faccio il mio Ok, lavoro. certo. Eccoci, siamo arrivati. Vedete, questa zona è la zona dei porti. Qua in realtà non vedete nessun fiume perché siamo ancora all'interno delle mura. Ma ecco, al di là di queste mura c'è il fiume. Il fiume Den. E Che è scorre un qua. affluente Sì, dello Stir. Grazie. esattamente. Vedo che è preparato, Alexander. Fatti i compiti. Beh, Stirland. Nonostante tutto, beh, domani mattina, più o meno verso le 9 e un quarto, ci incontreremo proprio qui. E inizieremo la nostra prima pattuglia di giorno. È 9:15, sarà fatto. Mi guardo intorno, c'è qualcosa di particolare, negozi, qualcosa di interessante che Ci c'è un sono po' dei negozietti, ma interessante. vedete che questa parte della città è un po' degradata. Sì, Ok, bassi fondi, quindi bene. non proprio bassi fondi, però insomma, non è proprio. Sì, ma non ci sono segni in giro, scritte, locandine, vedo vetrine di Ci sono qualcosa che locandine, possa diciamo. colpire. Sì, Locandine ma ci niente che mi sono, ma possa colpire comunque. non c'è niente che attira palesemente la tua Perfetto, attenzione. va bene, E anche i ok, negozi che vedi sono tipo negozi molto umili di giochi per bambini in legno, grazie. Sì, cose no, va così, bene, insomma. ho capito. Ok, Vabbè, allora andrei a fare un bel so andrei a mangiare qualcosa e fare un bel sonno. tornate alla caserma quindi? Sì. Ok. Ok, allora fate ritorno alla caserma, vi viene servito il pasto, e mangiate, il cibo è abbastanza decente da essere mangiato. Domanda, io posso E anche farmi quel decotto, visto che ero stato male, avevo acquistato il decotto? puoi farti il decotto, sì? Ok, Sì, me lo faccio, nel dubbio. te lo bevi. Eh sì. E Bene. Ok. travasi anche l'anima. Su di te, tra l'altro, vengo apposta No. vicino al tuo letto adesso. Ok. È Andate a finito dormire? l'arcello. Se non c'è Ormai altro, sì. se... Vedi, sì. E Ok. Andate a dormire. siete E morti, vi svegliate morti. nel momento in cui vi addormentate, incominciate a fare uno strano sogno. Ah, ecco, Oh. sogno. Non vedevo, mi mancava lo strano Cazzo, sogno. sai, è vero, sì, mancavano anche a me, onestamente. Avete uno strano sogno. Avete uno strano sogno. Tutti lo stesso, immagino. Maesia, tu devi fare un test di endurance. Eccolo, Endurance. Sì. Aspetta, dove sta Endurance? Endurance, no, vabbè. Ah, toughness, scarso. Meno 2. Ok, perfetto, segnati, fai un segno da qualche parte, sopra la Faccio un segno No, su da qualche oddio. parte. Pure io mo. Moriremo tutti. Lo so. Faccio, ho fatto, ho fatto un pallino. Vi ritrovate in una enorme sala da pranzo.
E siete seduti a un lunghissimo tavolo. Ognuno di voi è seduto, diciamo, lontanissimo dall'altro. Il tavolo avrà circa una centinaia di posti. Amici, okay. Che tempo fa, me legnano. C'è la quarantena. Fuggite, sciocchi! Esatto. Comunque, no, stai, devi stare a casa. Diciamo che siete seduti uno al centro del tavolo e gli altri due alle due estremità. Io sono seduto al centro. Ok. La stanza è parecchio illuminata perché ci sono un sacco di finestre. Dalle finestre vedete dall'alto una cittadina. Appesi alle pareti di questa sala da pranzo ci sono dei dipinti enormi di 4 metri per 2. Posso fare un test? Aspetta, fammi finire, che tu fai dei test, non ho ancora finito di scrivere la stanza. Non sei capito. Posso fare dei test per fare dei test? Sì, fai dei test per fare dei test. Se lo fallisci però muori. No, fatemi morire. Comunque, ci sono questi enormi quadri di 2 metri per 4, che rappresentano scene di cacciagione, per lo più. Ci sono enormi candelabri nella stanza, accesi, e l'unico rumore che c'è in questa stanza, che è l'unico rumore che sentite in assoluto, è quello di un orologio a pendolo che continua a fare... Io chiamerei un orologiaio, la cosa non mi quadra. Aspetta. Caricate l'orologio! Sono di merda questo orologio. È un po' scarsino. Sentite questo rumore? Uè, mi hanno regolato bene la pendola! Che ora fa? Fa le 10. Circa meno quasi. Le 10:30. E la lancetta vanno in avanti o all'indietro? Sono ferme. Ah, fa rumore ma le lancette sono ferme. Il pendolo fa avanti e indietro, ma le lancette sono ferme. Posso provare ad avvicinarmi all'orologio? Sì, ti alzi dal tavolo e ti avvicini. Anch'io sono incuriosito. Ma cosa c'è sul tavolo? È pieno di pietanze. E noi stavamo mangiando? No, i vostri piatti sono puliti e le vostre posate sono diciamo appoggiate proprio sopra un tovagliolo pulito. Io volevo dire una cosa, i quadri che sono appesi al muro, io li riconosco come qualcosa che c'era nell'altro castello? No, non c'entra niente, okay. Sono immagini di cacciagione queste. Io voglio ispezionare l'orologio. Anch'io. No, ma che cazzo toccate l'orologio? Merda, ecco, lo sapevo, ma non voglio più. Ci ho ripensato. No, io sì, io ho l'idea di... No, va bene, okay, ispezioniamo l'orologio. E cosa fai? Sì. Provo a ispezionarlo, lo tocco, lo guardo, c'è qualche cosa segreta, due passaggi del... Lo so, delle cassette segrete. Io cerco di capire perché sentiamo il rumore, ma le lancette non si muovono. No, non solo non sentite il rumore, il pendolo fa avanti e indietro. Lo vedete? Okay. E cerco di capire come sia possibile che le lancette non si muovono col pendolo che in azione. Per farlo, devi fare un test di intuition. Intuition, aspetta che prendo la scheda. Io ho scoperto qualcosa tastandolo. Io non ho scoperto niente tastandolo. No, piuttosto. Potrebbe essere un orologio normale. Allora, e se provo a portare le lancette, bravo. In avanti. Le lancette in avanti. Ok. Moriamo tutti. Devi farlo tu perché io non ci arrivo. Va bene. Portando le lancette in avanti, vedete che il... è già Marco, ho appena letto il tuo messaggio. Comunque, come dire, provate a muovere avanti le lancette si muovono in avanti
E vedete che man mano che muovete le lancette in avanti, il cibo sul tavolo incomincia a marcire. Sei riparto indietro? Ragazzi, occhio, che qua le cose si stanno facendo. Mi alzo anch'io di scatto. Vedete, teleporto indietro. Vedete che anche il cavaliere è invecchiato. Anche noi? No, voi no. E se le porto indietro? Non riuscite a portarle indietro. Sono bloccato. Io mi alzo di scatto. Dico, ragazzi, cosa state facendo? Sei vecchio, ti alzi piano. Mi alzo piano. Ti alzi gridando, oppa là. Provi ad alzarti il scatto, ma non ce la fai perché senti il peso di centinaia di secoli caderti sulle spalle. Esagerato. Sì, sì, e guardandoti le mani ti rendi conto che sono passati. È passato del tempo. Perché le tue mani sono invecchiate. E se blocco la pendola? E se provo a bloccare la pendola? Aiuto! Dovresti aprire l'orologio perché c'è un vetro. Provo a aprirlo. C'è uno sportello con un vetro che lo tiene. Non toccare quell'orologio! Io davo per scontato di averlo aperto. Vabbè, provo a aprirlo. Ok. Quando lo apri, cosa fai? Ah! Cioè, c'è qualcosa dentro, tasto. C'è il pendolo. Provo a bloccare il pendolo. Ok. Ah! Che dolore! Vedete che dalle finestre inizia ad entrare una luce rossastra. Lascio il pezzo. Vado verso la finestra e cerco di guardare fuori. E vedi che fuori dalla finestra c'è un enorme... come se il sole stesse scendendo, ok? E c'è una luce rossastra come se fosse una sorta di... non alba, ma sì, una sorta di alba rossa terrificante. E vedi che per le strade della città le strade della città non si vedono, si vedono solo i tetti spuntare da un'oscurità fittissima. Dove cazzo siamo andati? Ci sono persone in giro? Non riesci a vederlo perché, come ti dicevo, l'unica cosa che riesce a distinguere della cittadina dall'alto sono i tetti che fuoriescono da questa sorta di bruma oscura. Abbiamo qualche punto di riferimento noto? Al cavaliere è successo qualcosa quando ha bloccato la pendola? No, è sempre rimasto così, è un vecchietto, decrepito. E se provo a portare più avanti... E se provo a portare più avanti... Ma te stai fai i cazzi tuoi! Io dico, ehi, giovanotto! Non si toccano le pendole, né? Ok, boomer. E okay. Se porta avanti ancora la lancetta, lo succede? Vedi che... Che c'ho i reumatismi, ma sai che sì, non è che posso... Sì, sì, le porto avanti. Ok. Sebastian porta avanti le lancette. Io mi sono alzato nel frattempo. Ok, porta avanti le lancette e vedete che tutto quello che c'era sul tavolo si trasforma praticamente in cenere. Io. E tu poi invece rimani così perché ti sei alzato dal tavolo probabilmente. E vedi che... Ma te sì! Ma che cosa... Non c'è più rispetto per gli anziani! Io ve lo dico tra un po', non ce la faccio più. Vabbè, tanto mancano 4 minuti a mezzanotte per sfogarti. Comunque. È andato. Ci sono, scusate. Old paesiello. Comunque, quello che notate è che la città sembra, fuori c'è una splendida luna e la luce lunare illumina la città e vedete che delle figure tutte in colonna in fila si stanno avviando verso la porta a nord di Denafen. Qui è Denafen. E conosciamo qualcosa, quindi? Sì, riconoscete Denafen. Porta nord, quindi. Sì. E vedete che c'è questa fila infinita in tutte le stradine che vanno in ordine, stanno camminando lentamente verso la porta nord.
stanno andando verso la porta nord. E provo a rompere la pendola. Dai, fermo! Fa male la schiena. Romperla. Ok, nel momento in cui rompi la pendola, notate che il castello, cioè questa stanza, non esiste praticamente più, si sta sgretolando e siete praticamente nelle rovine di una grossa magione. Sempre ad Enafen, però. Sì, però anche fuori vedete che la città sembra essere abbandonata da un sacco di tempo e ci sono solo rovine. Ma c'è ancora solo rovine, c'è ancora, o c'è ancora qualcosa che attira la nostra attenzione? In realtà non c'è assolutamente nulla, nel senso che la vostra attenzione viene attirata dalla disolazione totale e non esiste neanche più un soffitto sopra questa sala da pranzo, non c'è più niente. Ma man mano vedete che un enorme cielo pian piano sta tipo come cadendo sulla testa, sta come addensandosi, sta diventando tutto rosso e ha come delle venature nere il cielo. Io sono ancora decrepito. Sì, sì, tu sei ancora decrepito. Non c'era i miei tempi questo. Ragazzi, cosa ne pensate? Provo a indagare per cercare di capire qual è stata la causa della distruzione della città. Sono uccelli per diabetici. Okay. E si capisce in quale magione siamo, la posizione, c'è qualche segno, un'araldica? Non c'è più niente di tutto ciò. Non avete trovato nulla nella sala da pranzo. Adesso e cerchiamo comunque di memorizzare la posizione di dov'è rispetto alla città. Siete su una sorta di colle che dà sulla città. Ok. La cosa che puoi provare a vedere, puoi fare un test di percezione, ma... Ok. Ciao, no, dato. Ok. La cosa che vedete, praticamente, è che come una sorta di tempesta di fuoco, ma è un po' strana, è come se c'è qualcosa di inconsistente si stesse mangiando la città e stesse venendo verso di voi. E quello che praticamente c'è oltre a questa cosa, che può essere assimilato a una sorta di onda, ma non è fatta d'acqua o di un liquido, neanche di un gas, è qualcosa di immateriale. È uno tsunami! Tutto ciò che praticamente viene toccato da questa cosa scompare per sempre. Vedete che viene sbriciolato e scompare per sempre. Questa cosa pian piano sta arrivando verso di voi. L'end time. E praticamente pian piano dissolve tutto. E anche voi venite come avete provato un dolore infinito e venite tra virgolette più dei reumatismi. Uccisi di reumatismi. Venite uccisi da questa cosa. E mi auguro che ci svegliamo. Mi auguro. Ovviamente vi svegliate. Ovviamente tutti sudati. Abbiamo dei segni tangibili di ciò che abbiamo provato addosso. Il paese siamo... è ancora vecchio. Come sono ancora vecchio? No, sto scherzando. Ma ci tiriamo dietro l'anziano. Io mi tocco, si sa mai. Maiale. Secondo me questo è il castello della contessa. Beh, una cosa che mi sono segnato da fare la prossima volta è cercare di capire se più o meno ricordandoci la posizione da dove vedevamo la città. Sì. Secondo me si vede dal castello della contessa, secondo me. Avete anche comunque la mappa della città, che comunque io ve l'ho data in maniera meta, ma l'avete anche perché vi è stata assegnata da... Ok, è interessante allora quello, perfetto. Avete una mappa comunque della guardia che vi serve apposta per fare le ronde. Comunque ho imparato un insulto nuovo per gli avvocati. Tu sei come un avvocato di Denaffen. Madonna mia! Sei utile come un avvocato di Denaffen, ormai.